Grazie mille Francesca per l'invito e anche per l'organizzazione di questo ciclo di seminari molto, molto interessante. Vado di lavorare sui temi di apprendimento automatico. Quindi la mia presentazione oggi avrà, come vedrete, un taglio fortemente statistico e in particolare andrò a presentarvi una serie di tecniche, sia supervisionate che non supervisionate, per un'applicazione con dati di salute mentale. Okay, aspettate. Okay. La presentazione è divisa in quattro parti. Inizierò con una discussione, forse anche un po' provocatoria, sulla differenza, se esiste, o sulla similarità tra statistica e machine learning. Vi parlerò poi dei dati che andremo ad analizzare. Vi farò una carrellata senza entrare troppo nei tecnicismi, su quali sono i metodi che abbiamo utilizzato. Infine vi farò vedere i principali risultati. Quindi, come già probabilmente è stato detto nei precedenti seminari, l'intelligenza artificiale, diciamo il machine learning, quindi l'apprendimento automatico, è un'area sottoinsieme di quella che definiamo come intelligenza artificiale, quindi qualsiasi attività rispetto alla quale istruiamo una macchina, un computer, per svolgere appunto questa azione che normalmente richiederebbe l'intelligenza umana. Quindi in un contesto diciamo abbastanza protetto o controllato, potremmo insegnare a una macchina, a un veicolo, a guidare in maniera autonoma, fornendo a questo veicolo tutta una serie di istruzioni del tipo if then, quindi se succede questo fai qualcos'altro, quindi se incontri un ostacolo fermati. E quindi questa sarebbe un'applicazione di intelligenza artificiale. Pensare poi di spostare questa macchina in un contesto urbano sarebbe veramente difficile, perché sarebbe quasi impossibile andare a codificare con una lista di indicazioni if then tutto quello che può succedere in un contesto urbano. E quindi passiamo a un approccio di tipo machine learning, quindi diamo in pasto alla macchina, al computer, tutta una serie di dati che vengono raccolti utilizzando ad esempio un guidatore esperto e quindi tramite poi l'utilizzo di sensori, videocamere e così via. Quindi diamo alla macchina tutti questi dati in modo tale che possa imparare da sola a guidare, quindi cercherà in questa serie di dati, andrà a vedere quali sono i comportamenti che si presentano più spesso e in quali condizioni, e quindi poi sarà in grado di replicare questi comportamenti in nuove situazioni. Quindi la differenza con il machine learning, quindi abbiamo queste enormi quantità di dati che vengono dati in pasto ai computer e che diciamo addestrano appunto il nostro algoritmo, che poi quindi potrà essere utilizzato anche per nuove situazioni, nuovi diciamo casi studio. Detto questo, qual è la relazione tra machine learning, come l'abbiamo appena definito, e statistica? Dove per statistica vorrei darvi una definizione molto generale e classica, cioè la scienza atta a studiare fenomeni collettivi che variano. Quindi ovviamente per la statistica non è di nessun interesse studiare una sola unità statistica, e non è nemmeno interessante studiare fenomeni che non variano. Quindi la statistica è la scienza dei dati, e quindi la scienza dei dati che variano, quindi che danno la possibilità di descrivere un fenomeno che si manifesta su un campione o una popolazione di unità statistiche. La statistica si divide in due principali filoni: c'è la statistica descrittiva, che propone una serie di tecniche, proprio quindi c'è la parola stessa, per descrivere i dati a disposizione provenienti da un campione o da una relativa a tutta un'intera popolazione. Oppure abbiamo la statistica inferenziale, che utilizzando tecniche, diciamo i metodi di probabilità e di variabili casuali, quello che va a fare è studiare un campione di osservazioni estratto casualmente da una popolazione, e studiando questo campione possiamo poi trarre delle conclusioni che possono essere valide, tenendo in considerazione l'eventuale incertezza, poi possono essere valide anche per tutta la popolazione da cui il campione è casualmente estratto. Quindi, detto questo, qual è la relazione tra
statistica e machine learning. Ho voluto riprendere questa immagine che vedete qui sulla sinistra, che si riferisce a questa sfida che circolava sui social qualche anno fa, che si chiamava 10 Years Challenge. Quindi le persone erano invitate a pubblicare due foto, una nel 2009 e una nel 2019, quindi vedere cos'era successo nel corso di 10 anni. E molto piaciuta questa immagine in cui appunto abbiamo sulla sinistra nel 2009 il modello di regressione Y uguale beta 0 beta X più Epsilon che veniva catalogato nei metodi statistici e lo stesso modello nel 2019 viene definito come modello di machine learning. Quindi ricordiamo che il modello di regressione lineare è stato definito diciamo nella sua prima versione nei primi anni del 1800. Quindi la domanda è, chi implementa un modello di regressione lineare può dirsi un esperto di machine learning o semplicemente questi modelli che adesso vengono classificati, diciamo, sotto il cappello del machine learning, non sono altro che quelli che fino a qualche anno fa chiamavamo modelli statistici? Qui questa, diciamo, ho recuperato dal web altre immagini in cui di nuovo si cerca di capire qual è la relazione tra machine learning e statistica e si è data un'occhiata appunto a queste immagini. Sembra che il machine learning sia un po' una statistica camuffata e con un nome forse un po' più intrigante e che negli ultimi anni va un po' più di moda. Magari le cose non sono proprio così, a volte, come avete visto nella precedente slide, magari c'è un po' di confusione nella terminologia, per cui includiamo nelle tecniche di machine learning anche metodi statistici che esistono da centinaia di anni, però quello che voglio fare adesso è magari cercare di vedere se i due approcci, quello statistico e quello di machine learning, sono diversi tra di loro, che hanno delle similitudini e se possono essere in qualche modo integrati. Vi presenterei quindi un problema generale del tipo supervisionato, quindi vuol dire che abbiamo una variabile risposta, che in questo caso è quantitativa, è Y. E abbiamo P predittori che chiameremo genericamente X. Quindi l'idea è quella di studiare la relazione che esiste tra la nostra variabile risposta Y e questi predittori X tramite questa semplice formalizzazione dove abbiamo che Y è una funzione di X. Ovviamente questa dipendenza tra y e x non è una dipendenza deterministica e esatta, ma abbiamo anche una componente, diciamo, casuale che è rappresentata da questo errore epsilon. L'idea è quella di stimare f, e poi diremo qualcosa in più. L'idea è quella di stimare f, possono essere utilizzati di diversi metodi, utilizzando i nostri dati a disposizione e solitamente quello che chiediamo è che rispetto a questi dati, le previsioni ottenute utilizzando la stima di F, che chiameremo poi F cappello, siano il più vicino possibile ai nostri dati osservati Y. Una volta stimata F, possiamo avere due obiettivi. Diciamo, il primo potrebbe essere quello di voler fare previsione, quindi avendo a disposizione nuovi dati, solitamente dati non utilizzati per stimare F, siamo interessati appunto a fare una previsione della variabile risposta Y cappello utilizzando i valori di X dei P regressori per questa nuova osservazione. Oppure potremmo essere interessati a fare inferenza e quindi a studiare qual è la relazione tra le variabili X e la variabile risposta Y, se esiste una relazione e quanto forte è. Quindi, dati questi due obiettivi, vediamo se riusciamo in qualche modo a distinguere i due approcci. La statistica sicuramente nasce con un principale interesse verso l'inferenza e quindi lo studio delle relazioni tra le X e la Y, anche se in generale con i modelli statistici è comunque possibile fare previsione.
Quindi l'approccio è di tipo model driven, nel senso che si suppone di avere un modello, quindi un modello, la F assume una forma parametrica ben definita, come ad esempio quello che abbiamo qui, è il modello di regressione multipla, dove abbiamo che Y è una combinazione lineare delle nostre X con coefficienti beta. E l'obiettivo è quello di andare a stimare i parametri di questo modello, quindi i nostri beta, utilizzando i dati a disposizione. E i beta ovviamente ci permetteranno, una volta stimati, anche di studiare la relazione tra, ad esempio, x con 1 e y e di vedere se questa relazione, diciamo, è significativa. Ovviamente questo è un modello lineare, quindi potrebbe essere che questo modello è troppo semplice per, diciamo, raccontare o per riassumere la realtà, la complessità dei nostri dati. Quindi potrebbe questo essere considerato un limite rispetto magari alla flessibilità dei modelli di machine learning, però è opportuno ricordare che anche quando abbiamo questi modelli di tipo statistico-parametrici, è comunque possibile introdurre delle modifiche in modo tale da avere una maggiore flessibilità. L'approccio machine learning invece è prevalentemente legato al voler fare previsioni, quindi non siamo interessati se facciamo un machine learning puro, non siamo interessati a studiare, a interpretare dei coefficienti, a cercare di capire qual è la relazione tra le x e le nostre y. Siamo principalmente interessati alla previsione, quindi non ci interessa di avere una forma parametrica per la nostra f. E quindi la F avrà una qualsiasi forma, diciamo, arbitraria e per la sua stima sarà necessaria un'elevata, diciamo, quantità di dati. Anzi, più i dati sono e più il modello, diciamo, è in grado, di stimare meglio questa F. Nel precedente incontro la professoressa Maggioni ha parlato di alberi decisionali, di support vector machine, che quindi sono esempi di modelli di machine learning, chiamiamoli così, puri, in cui poi alla fine la F viene stimata con dei metodi di ottimizzazione. Non avendo noi una forma parametrica per la nostra F, questi algoritmi spesso vengono chiamati black box, e proprio perché appunto non è che sappiamo bene cosa sta succedendo, perché non abbiamo un'equazione così bella come quella del modello di regressione lineare che ci fa vedere chiaramente il modello, la relazione che stiamo assumendo tra la X e le Y. Quindi da una parte c'è questa magari mancanza di interpretabilità e quindi quello che non ci permette di fare inferenza. Dall'altra parte ovviamente questi modelli possono essere più flessibili e quindi essere in grado di cogliere meglio le relazioni non lineari che esistono nei dati. Ricordiamo ovviamente che anche avere troppa flessibilità non è, diciamo, una cosa che può diventare pericolosa perché ovviamente si rischia poi di, scusate, di incorrere in un problema di overfitting, di cui poi ovviamente ci sono tutti i metodi per evitarlo. Quindi diciamo due approcci diversi che però forse possono coesistere. Infatti in questo libro, An Introduction to Statistical Learning, che è stato anche recentemente pubblicato in italiano, Introduzione all'apprendimento statistico, e, è un testo che vi raccomando perché è interessato ad approfondire queste tematiche. Quello che gli autori propongono è quello di unire, diciamo, i due approcci. Quindi ho un approccio di tipo statistico, quindi statistical modeling, che può essere unito a un approccio di tipo machine learning per dare origine a quello che può essere chiamato un approccio statistical learning o apprendimento statistico, all'interno del quale abbiamo tutta una serie di strumenti per capire i dati, per studiare i dati, per capire cosa i nostri dati vogliono dirci per capire quali sono le relazioni tra le variabili e i soggetti. Qui all'interno di questa grande famiglia dell'apprendimento statistico possiamo avere strumenti supervisionati, dove appunto abbiamo una variabile y, una variabile risposta, che può essere quantitativa come abbiamo appena discusso, o che, come vedremo nell'applicazione, può essere una variabile categoriale, con un numero finito di categorie. E qui appunto possiamo essere interessati sia allo studio delle relazioni tra x e y, sia alla previsione.
Oppure possiamo avere degli strumenti non supervisionati, come vi farò vedere tra poco, il cui principale scopo è quello di studiare tutte le relazioni che esistono nei dati, sia da un punto di vista delle unità che delle variabili. Ok, parliamo un attimo dell'applicazione, quindi di questi dati che poi, di cui poi vi presenterò i risultati. Allora, il tutto nasce da una collaborazione con l'IRCCS Fate Bene Fratelli di Brescia, e in particolare con l'unità di psichiatria e di statistica, con la collaborazione delle dottoresse Ferrari, Macis e Rossi. Ovviamente loro si occupano da anni, cioè l'istituto di per sé si occupa da sempre di questo tipo di tematiche. È una tematica nuova per me, perché come diceva Francesca all'inizio, mi occupo più di statistica ambientale, però ero stata coinvolta perché comunque in questo ambito la complessità dei dati è molto elevata e soprattutto è a volte difficile far parlare i dati. E quindi abbiamo provato diverse tecniche, sia supervisionate che non, per cercare di capire se potevano emergere delle relazioni interessanti. E i pazienti coinvolti sono 93 e hanno partecipato a uno studio più allargato che è volto a indagare le caratteristiche cliniche e morfologiche raccolte tramite neuroimmagini di persone con una diagnosi psichiatrica. Di queste 93, 68 persone hanno un disturbo di tipo borderline e 25 un disturbo di tipo bipolare. Potete vedere anche voi che la numerosità non è particolarmente elevata, quindi in questo caso non abbiamo implementato modelli di machine learning puro, okay? Perché ovviamente qui la base dei dati è ridotta, questo per il momento lo possiamo considerare uno studio pilota, poi adesso l'istituto sta continuando a raccogliere i dati, magari più avanti avremo la possibilità di implementare altri metodi. Qui, appunto, come vi dicevo fin dall'inizio, il taglio è più statistico. E l'obiettivo è quello di definire il profilo sociodemografico e clinico dei due gruppi di soggetti, quindi borderline e bipolari, e vedere quali sono le variabili che magari riescono meglio a discriminare i due gruppi. Allora, qui abbiamo una piccola carrellata delle variabili disponibili, la variabile target, che è quella che poi per noi sarà la variabile risposta, e la diagnosi, quindi borderline o bipolare. Abbiamo delle variabili sociodemografiche come l'età, il sesso, se in passato si è fatto abuso di alcol, di droghe, ci sono stati dei tentativi di suicidio o atti autolesionistici. In particolare per queste ultime quattro variabili le possibilità di risposta erano binarie, quindi sì, no. E poi ci sono sei variabili quantitative che sono il frutto, diciamo, dell'utilizzo di diverse scale cliniche per la valutazione psicopatologica della persona. E quindi, ad esempio, abbiamo questa prima scala PSP per la valutazione del funzionamento sociale, abbiamo un'altra scala per valutare la gravità della psicopatologia, una per i sintomi depressivi, una per l'ansia e così via. Queste sono scale che normalmente vengono di prassi utilizzate appunto nella ricerca clinica in questo contesto. C'è un problema di dati mancanti, per cui a volte per alcuni soggetti e per alcune variabili l'informazione non era disponibile. E quindi vedrete più avanti che per alcune analisi purtroppo la base di dati non era composta da tutti i soggetti, ma da un numero ridotto di soggetti per i quali erano presenti in maniera completa le informazioni sulle variabili utilizzate. Quello che si fa dal punto di vista statistico, prima di iniziare qualsiasi tipo di analisi, è quello di fare un po' di, come dire, analisi preliminare, ok? Quindi dare un'occhiata ai dati, cosa che, quindi quello che vi dirò in questa slide ovviamente
non ha un equivalente nella letteratura del machine learning. Quello che si può fare, ad esempio, e qui abbiamo la variabile quantitativa BIS11, che era una delle scale, quella che si riferisce alla valutazione dell'impulsività, ma lo potremmo fare anche per le altre scale. Abbiamo due box plot, e uno per il quello arancio è per il gruppo dei bipolari e quello verde per il gruppo dei border, e andiamo, ci domandiamo se la distribuzione è diversa nei due gruppi, la distribuzione di questa scala. E in particolare ce lo domandiamo rispetto a una misura di sintesi, come può essere la media. E quindi ci domandiamo se la media, abbiamo un'ipotesi nulla e un'ipotesi alternativa, che sono quelle che definiscono una verifica di ipotesi. Nell'ipotesi nulla andiamo a verificare se la media di questa variabile, di questa scala di valutazione, è uguale nei due gruppi o se invece è diversa. E quindi ovviamente queste ipotesi nulla e ipotesi alternativa si riferiscono a tutta la popolazione, diciamo, di pazienti psichiatrici. Qui noi abbiamo un campione e utilizziamo le informazioni pancampionarie per verificare se, come dire, ha più senso o è più sostenibile l'ipotesi nulla di uguaglianza delle medie o l'ipotesi alternativa di medie diverse. Ovviamente già i dati, come li vedete, ci portano in qualche modo a pensare che possa essere, diciamo, più veritiera l'ipotesi alternativa in questo caso. Quello che si fa è un test T per il confronto tra medie nel caso di campioni indipendenti. Ovviamente non ho tempo per entrare nel dettaglio, però appunto è una pratica standard. Se invece abbiamo delle variabili categoriali, anche qui possiamo fare delle analisi esplorative. Quindi qua cosa abbiamo? Abbiamo la variabile sotto, qui sull'asse delle X avete sempre i due gruppi, bipolari a sinistra e border a destra. E i due colori in cui è divisa, diciamo, la barra, rappresentano le proporzioni di persone la proporzione di chi ha abusato oppure no di alcol precedentemente. Quindi vedete che nei due gruppi le proporzioni della categoria arancio, che è il no e no alcol, no abuso di alcol, e il verde è praticamente uguale. E quindi qua quello che ci domandiamo, l'ipotesi nulla, è ci domandiamo se l'abuso di alcol e le due categorie, bipolare e border, sono in qualche modo connesse o sono indipendenti. E quello che qui andiamo a utilizzare per la verifica di queste due ipotesi è il cosiddetto test del chi quadrato. Allora, qui abbiamo appunto i risultati. Riprendiamo questi due esempi. Quindi il primo esempio si riferiva al test BIS11, che quindi è in questa riga qui, BIS11. Abbiamo due valori, 74, che è la media nel gruppo dei border, e 66,1, che è la media nel gruppo dei bipolari. Tra parentesi, abbiamo una misura della variabilità della variabile. Per decidere se queste, diciamo, due medie possono essere considerate significativamente diverse, tenendo in considerazione anche proprio tutta l'incertezza che deriva dal campionamento, quello che si va ad utilizzare è il cosiddetto p-value. Ovviamente sul p-value si può, sulla verifica di ipotesi in generale e sul p-value si potrebbe parlare delle ore. Io qui ho preparato una slide che, insomma, vi dice solo in maniera molto veloce come si interpreta quel valore e come lo possiamo utilizzare per decidere se accettare o rifiutare l'ipotesi nulla. Quindi quello che noi stiamo facendo è una verifica di ipotesi che ci porterà ad accettare o rifiutare l'ipotesi nulla sulla base di un campione, quindi su una base di un insieme limitato di osservazioni, ok? Estratte casualmente da una popolazione. Siccome stiamo facendo inferenza, l'idea è che questa nostra decisione in qualche modo possa essere poi riportata a tutta la popolazione, di cui però appunto non osserviamo tutte le unità statistiche. Quindi,
noi potremmo prendere anche una decisione sulla base del nostro insieme limitato di osservazioni che è sbagliata rispetto a quello che succede invece nella popolazione. E questo errore si chiama probabilità si chiama errore di primo tipo, che si verifica quando rifiutiamo l'ipotesi nulla sulla base del nostro campione di dati, quando in realtà nella popolazione è vera. E questo errore di primo tipo, a questo errore di primo tipo viene associata una probabilità. Ovviamente è la probabilità di un errore, la probabilità di un'azione sbagliata, quindi questa probabilità la vogliamo piccola. Di solito si prende 0,05 o 0,1, anche se nella pratica clinica è 0,05 il valore che si utilizza più spesso. Ok, torniamo un attimo al p-value, che è poi lo strumento che ci permetterà di prendere una decisione. E ripeto, noi non sappiamo mai se questa decisione è sbagliata oppure no. Quello che possiamo tenere sotto controllo è la probabilità dell'errore. Il p-value è anch'esso una probabilità, quindi un valore tra 0 e 1. Qui abbiamo una distribuzione, ovviamente dipenderà, questa è una distribuzione normale, dipenderà poi da tutte le varie assunzioni che facciamo quando definiamo il test di ipotesi. È la distribuzione sotto H0, quindi ipotizzando vera l'ipotesi nulla. Questo rosso è il campione, è il valore osservato che deriverà da dei calcoli che noi facciamo con i dati che appunto osserviamo. E il p-value è, scusate, mi sono bloccato. Ok, il p-value è quest'area verde. Okay. Se quest'area verde è piccola, quindi se il p-value è piccolo, vuol dire che il nostro valore osservato è qui sulla coda della distribuzione, sulla coda della distribuzione dove ci sono i valori poco probabili sotto H0. Okay? E quindi vorrà dire che i nostri dati in qualche modo non supportano H0 e quindi la tenderemo a rifiutare. Quindi la regola è che più è piccolo il p-value e più c'è evidenza contro l'ipotesi nulla. Okay. Se vogliamo proprio una regola operativa, di solito cosa si fa? Si va a confrontare il p-value con il livello di significatività alfa, quindi se il p-value è più piccolo di 0,05, rifiutiamo l'ipotesi nulla, altrimenti non la rifiutiamo e quindi di fatto la accettiamo. Quindi torniamo alla nostra scala BIS. Il p-value è piccolo 0,001, okay? Quindi è più piccolo di quel valore di alfa 0,05 che stiamo fissando, quindi in questo caso cosa faccio? Vado a rifiutare l'ipotesi nulla di uguaglianza delle medie a favore dell'ipotesi alternativa. Quindi possiamo dire che i due gruppi, okay, sono caratterizzati da due medie significativamente diverse da zero. Scusate, la cui differenza è significativamente diversa da zero e quindi le due medie sono diverse. Ok, cosa possiamo dire sul secondo esempio, che era quello sull'abuso di alcol? Ok, l'abuso di alcol è questa terza riga. Abbiamo che nel primo, nel campione di Border, il 60% ha fatto abuso di alcol e nell'altra categoria di bipolari il 58%, quindi sono quelle due proporzioni che vedevamo prima nel grafico avevamo già commentato essere abbastanza simili. Il p-value in questo caso è 0,846, quindi un valore molto elevato, più grande sicuramente di alfa, e quindi cosa andiamo a dire? Che l'abuso di alcol non sembra connesso al tipo di diagnosi. Quindi rifacendo questo ragionamento con il p-value su tutte le variabili, in verde ho segnato quelle che diciamo dove c'è una significatività, quindi dove il p-value è più piccolo di 0,05. Quindi abbiamo il genere, l'età, la scala BIS e la scala SCL. Le variabili per cui c'è una freccia rossa vuol dire che non c'è significatività statistica, quindi il p-value è nettamente maggiore di 0,05. Le variabili indicate con una freccia arancio sono quelle per cui il p-value è più grande di 0,05, ma più piccolo di 0,1, che è quell'altro valore che vi dicevo a volte si usa, e quindi c'è una sorta di tendenza alla significatività. E quindi già da questa prima analisi abbiamo un'idea di quali possono essere le variabili, okay, che discriminano un po' i due gruppi.
Metodi. Quindi, quello che vorrei fare in questa terza parte è andare a presentare più o meno brevemente quali sono i metodi che utilizzeremo appunto per lo studio di questi nostri dati. Allora, utilizzeremo, vi presenterò dei metodi, se usiamo la nuova terminologia, sono dei metodi di apprendimento automatico o di apprendimento statistico non supervisionati, dove quindi non abbiamo una variabile risposta o, come dire, non la consideriamo e usiamo solamente la matrice dei predittori X. E quindi avremo un'analisi dei gruppi, ho detto anche cluster analysis, un'analisi delle componenti principali e un'analisi delle corrispondenze. Poi, invece, pensando a dei metodi di apprendimento automatico o statistico supervisionati, andremo a vedere il modello logistico e l'analisi del discriminante lineare. Sempre in termini di terminologia, queste prime tre tecniche che adesso con un linguaggio più moderno possiamo chiamare metodi di apprendimento automatico non supervisionati, ci terrei a dirvi che fino a qualche anno fa, almeno quando io studiavo, si chiamavano metodi di statistica multivariata. E questi due metodi di supervisionati, che adesso chiamiamo così, modello logistico e l'analisi discriminante lineare, li chiamavamo, fino a, io continuo anche a chiamarli così, modelli statistici, okay? E sono stati definiti ben prima, diciamo, dell'avvento del machine learning, o ben prima che il machine learning diventasse così famoso. Ok, quindi c'è forse un problema di terminologia, l'importante è non dimenticare da dove certi metodi derivano. Ok, inizierei quindi parlando, raccontandovi un po' come funziona il clustering. L'idea è quella che noi abbiamo delle variabili x, dei predittori, okay? Ad esempio in questo grafico ne abbiamo due, x1 e x2, abbiamo dei punti, che sono le nostre n unità statistiche, e l'idea è quella di creare dei gruppi omogenei di unità statistiche utilizzando le variabili quantitative, perché dovremo andare a definire una misura di distanza. Quindi, in prima battuta usiamo variabili quantitative, poi ci sono delle estensioni di questa tecnica per mettere insieme sia variabili quantitative che qualitative, di cui però non vi dirò oggi. Nel momento in cui poi andiamo a fare dei gruppi, come vedete in questo caso ne abbiamo tre ben identificati, potremo andare a vedere quali sono le differenze in termini dei regressori per questi tre gruppi. Ci sono due metodi principali per il clustering, con il metodo gerarchico e il metodo delle K-medie. Allora, questo è il metodo gerarchico, che procede per step successivi, quindi parto da una situazione in cui ogni unità statistica rappresenta un gruppo a sé e arrivo tramite, diciamo, degli accorpamenti, a una situazione in cui ho tutte le unità insieme in un unico gruppo. Ad esempio, qui in questo grafico in alto a destra, abbiamo sempre due predittori, due regressori, x1 e x2, e vediamo che, ad esempio, in questo piano, l'unità 7 e la 5 appaiono vicine. E quindi, in termini di quello che poi andiamo a utilizzare è la distanza euclidea, quindi loro sono vicini e li andremo ad unire, vedete qua, in questo grafico a sinistra, che si chiama dendogramma, andiamo a mettere insieme l'unità 7 e la 5 in un nuovo gruppo. Analogamente, l'unità 1 e l'unità 6, anch'esse risultano vicine nel piano e quindi le andremo ad unire, vedete qui nella parte bassa del dendogramma. Risulta poi che l'unità 8, che è qui, risulta vicina a questo gruppo fatto dalla 7 e dalla 5 e quindi al passaggio successivo quello che faccio è andare ad unire l'unità 8 al gruppo già formato precedentemente della 7 e della 5. Quindi procedo così, andando ad unire prima le osservazioni, poi i gruppi con le osservazioni e poi i gruppi con i gruppi, fino ad arrivare a un momento in cui ho tutte le osservazioni in un unico gruppo. Ovviamente non è il fatto che tutte le osservazioni siano in un unico gruppo, per noi non è di interesse. Qui in basso, ad esempio, avete un dendogramma completo in cui vedete che appunto si parte dal quando unisco le unità, ma che salgo
vado poi ad unire i gruppi e in questo caso tutte le unità statistiche sono rappresentate, sono alla fine, se lo guardo dall'alto, sono tutte nello stesso gruppo e quindi sono indicate tutte con il verde. Se io invece questo albero, quando sono in alto, lo vado a tagliare, ad esempio lo taglio dove c'è questa riga orizzontale, ho due rami, okay? Questo qui di sinistra, che poi porta a queste unità unite insieme nel gruppo, chiamiamolo viola, e a destra ho un altro ramo del dogramma che va a definire tutte queste unità che stanno in questo secondo gruppo, chiamiamolo verde. Quindi in questo caso se io taglio l'albero qui vado a definire due gruppi di unità statistiche che al loro interno sono in qualche modo omogenee in funzione della distanza che è calcolata utilizzando i due o i P regressori. Se invece taglio più in basso, ad esempio come in questo esempio, come in questo grafico, come questo dendogramma, qui taglio più in basso, quindi ho tre, diciamo, rami, quello di sinistra col viola, quello centrale che dà origine al gruppo verde chiaro e quello di destra che è al gruppo verde scuro. Quindi qui la decisione a priori non definisco il numero di gruppi, in qualche modo lo vado a definire una volta che ho costruito l'intero dendogramma e questa è un po' l'abilità, diciamo, di chi fa l'analisi dei dati, capire qual è il numero più opportuno di gruppi da considerare. L'altro metodo è il metodo delle K-medie. In questo caso ho bisogno di specificare fin dall'inizio quanti gruppi voglio costruire. Quindi a volte quello che si fa è un dendogramma per avere una prima idea e decidere quanti gruppi utilizzare e questo valore può essere poi appunto utilizzato per il metodo K-media. Come funziona il metodo K-media? Anche qui vogliamo minimizzare la distanza tra le osservazioni considerando le p variabili, perché voglio creare appunto dei gruppi omogenei. Quindi quello che vado a considerare, prendiamo ad esempio il gruppo cappesimo, CK, quello che vado qua a considerare è la distanza euclidea tra tutti i soggetti e ne faccio una media andando in qualche modo andando a dividere per il numero di soggetti che ho in questo gruppo K. Ovviamente, e questa la voglio minimizzare, questa distanza, e la voglio poi anche minimizzare rispetto a tutti gli altri gruppi. Quindi io voglio, diciamo, minimizzare la somma su tutti i gruppi, tutti i K-cluster di queste distanze medie. Come procedo per questo problema di minimizzazione? Qui c'è un esempio, abbiamo due variabili, x1 e x2, abbiamo dei dati. Procediamo con una sorta di inizializzazione casuale, quindi nel secondo grafico in alto, quello che succede è che qui ho deciso che voglio creare tre cluster e quindi le osservazioni vengono assegnate casualmente ai tre cluster, quindi vedete i colori giallo, fucsia e verde. Poi quello che faccio è calcolare i centroidi, quindi le medie, in questo caso di x1 e di x2, per i tre gruppi. E quindi abbiamo questi punti grandi, questi tre punti grandi che rappresentano i centroidi. Quello che poi faccio al passaggio successivo è assegnare ogni unità statistica al centroide più vicino. E quindi, ad esempio, vedete questi punti qua in alto sono stati assegnati al gruppo giallo, essendo loro più vicini al centroide giallo. Così via, faccio la stessa cosa anche per le altre unità statistiche. A quel punto ricomincio da capo e quindi ricalco i centroidi che a questo punto saranno posizionati in una posizione diversa e di nuovo ricalcolo le distanze tra ogni osservazione e tra i centroidi e assegno ogni unità statistica al gruppo il cui centroide è più vicino. Continuo a ripetere questo procedimento fino a quando in qualche modo la struttura finale della suddivisione dei dati nei tre gruppi non cambia. E quindi diciamo è un processo iterativo con un numero, diciamo, di solito si provano, vabbè, dipende anche dalla numerosità dei dati, si prova un numero elevato di iterazioni e si vede quando è che la soluzione finale in qualche modo è stabile. Ovviamente qua il tutto dipende, questo è una sorta di ottimo locale perché dipende dall'inizializzazione,
allo step 1, quindi quello che si fa anche di solito è provare diverse inizializzazioni e vedere se la soluzione finale, diciamo, è invariante rispetto all'inizializzazione. Quindi vado a definire questi tre gruppi e quello che poi posso fare è vedere, ad esempio, quali sono questi centroidi, quindi per le p variabili che ho e quindi vedere in qualche modo se i gruppi si distinguono rispetto a queste variabili. Quindi quello che abbiamo detto finora, questi due metodi di clustering, si focalizzano sulle unità statistiche che vanno a essere raggruppate in K group. Quest'altro metodo, invece, l'analisi delle componenti principali, si prefigge di focalizzarsi sulle variabili ed è anche su un metodo non supervisionato, quindi io ho n unità statistiche e p variabili x, che sono i nostri predittori, e quindi ho una nuvola di punti con n punti in uno spazio a p dimensioni, che ovviamente è difficilmente visualizzabile, soprattutto quando p è maggiore di 3. L'idea è quella di riassumere questa nuvola dei punti in uno spazio che ha una dimensione più ridotta. Di solito diciamo appunto m minore di p. L'ideale di solito è avere due o tre dimensioni in modo anche da poterle rappresentare graficamente. Quindi in qualche modo faccio un riassunto della mia nuvola dei punti andando a proiettare i punti su un numero ridotto di componenti. E quindi vado a definire il numero ridotto di variabili e queste nuove variabili che vado a definire, che poi si chiamano componenti principali, non sono delle variabili osservabili, ma sono una combinazione lineare delle x, che sono l'unica cosa che ovviamente osservo. Quindi vado a definire la prima componente principale, la chiamerò z1, e in questo caso quello che io qui ho è zi1, che quindi è il valore della prima componente principale, per l'unità statistica iesima. E come vedete dalla formula, quello che faccio è una combinazione lineare delle x, x1, x2, xp, andando con dei coefficienti phi. Ok, quindi ogni coefficiente, ogni variabile, ogni soggetto ha il suo coefficiente che chiamiamo anche loadings. I valori di z, che ovviamente sono specifici per ogni soggetto, li chiameremo punteggi. Quello che devo trovare sono i coefficienti phi, come li trovo? L'idea è quella che io quando riassumo, diciamo, la mia nuvola di punti passando da uno spazio p-dimensionale a uno spazio a dimensione più ridotta, non voglio perdere informazioni, quindi non voglio perdere l'informazione sulla variabilità iniziale dei miei dati. Quindi io voglio che z sia costruito in modo tale che la sua variabilità sia massima, in modo tale da non perdere informazioni. E quindi questo è proprio il vincolo che diciamo, è l'obiettivo che mi pongo, massimizzare la variabilità di z1 in questo caso. Ovviamente devo porre un vincolo sui coefficienti in modo tale è fisso che la somma dei coefficienti al quadrato sia 1. Ok, la soluzione poi qua passa attraverso la scomposizione in autovettori, autovalori della matrice S, che è la matrice di varianze e covarianze di tutti i miei regressori nello spazio P dimensionale. Qui abbiamo un'idea di quello che succede, quindi se partiamo dal caso in cui P è uguale a 2, ok? Quindi un caso molto semplice che possiamo rappresentare graficamente, quindi abbiamo due variabili, quella verde è una possibile combinazione lineare in uno spazio ridotto a dimensione 1 e vedete che i punti fucsia vengono proiettati appunto su questa dimensione ridotta. Io voglio trovare la linea verde, che è la combinazione lineare delle due variabili, in modo tale da massimizzare appunto la variabilità dei valori proiettati su questa dimensione ridotta. Okay. Appunto, proprio per l'idea di dire non voglio quando cioè, passo da due dimensioni a una, ma non voglio perdere informazione. Di componenti principali, se parto da uno spazio p dimensionale, ne potrei costruire p. Ovviamente non ha senso costruirne p perché l'idea era quella di fare un riassunto, quindi di solito
sarebbe l'ideale prendere due o tre componenti principali. Come costruisco, ad esempio, la seconda componente principale una volta che ho costruito la prima? Continuo a fare una combinazione lineare, chiameremo Z2, delle variabili di partenza. Voglio che Z2 spieghi in qualche modo quello che non è stato spiegato da Z1, quindi ho in qualche modo un vincolo in più quando vado a fare a cercare di trovare i coefficienti phi, il vincolo è che Z2 non deve essere correlata con Z1 e che quindi le componenti devono essere ortogonali. Potrei proseguire quindi così andando a costruire nuove componenti principali che vanno a massimizzare sempre la varianza con sempre il vincolo sui coefficienti e in modo tale che siano incorrelate con le precedenti componenti principali. Quando decido che come dire, un numero di componenti è sufficiente? Si utilizza quello che qua chiamiamo scrivplot, che è questo grafico di cui qua vi porto un esempio. Allora, sull'asse delle x abbiamo il numero di componenti principali che qui va da 1 a 11, quindi partiamo da un esempio in cui avevamo 11 predittori, 11 variabili x, e sull'asse delle y abbiamo quella che qua chiamiamo proporzione di varianza spiegata, che si calcola sempre attraverso l'utilizzo degli autovalori. Quindi vediamo che la prima componente principale spiega da sola il 60% della variabilità totale delle mie variabili di partenza. La seconda componente principale spiega il poco più del 20% della variabilità delle variabili di partenza. Quindi se prendo le prime due componenti principali riesco a spiegare poco più dell'80% della variabilità totale, che è un buon risultato. Quindi passo da uno spazio a dimensione 11 a uno spazio a dimensione 2, quindi anche più, come dire, rappresentabile più facilmente. E diciamo con una perdita, okay, di poco meno del 20% dell'informazione che avevo all'inizio. Quindi questa, diciamo, è l'idea. C'è un altro grafico anche che si utilizza molto quando si fa l'analisi in componenti principali, che è il bplot. Bplot nel senso che rappresenta in contemporanea, diciamo, due aspetti, sia le variabili di partenza che i soggetti. Allora, in questo esempio abbiamo il dataset che si chiama Iris, che è molto famoso anche in applicazioni di machine learning e riguarda 150 fiori appartenenti a tre specie diverse. Setosa, versicolore e virginica, per questi fiori abbiamo in partenza quattro variabili che sono la lunghezza e la dimensione e la larghezza del petalo e la lunghezza e la larghezza del sepalo, che è la parte diciamo alla base dei petali. Allora, in questo grafico quello che abbiamo è, quindi passiamo da un problema in quattro dimensioni a un problema in due, e quindi sull'asse delle x ho i valori della prima componente principale che da sola spiega il 73%, sull'asse delle y i valori della seconda componente principale che da sola spiega il 23%. I punti che vedete, okay, sono i fiori, le nostre metastatistiche, e quindi la loro posizione dipende dal punteggio che ogni unità statistica ha rispetto alle due componenti principali. Quindi in maniera naturale andiamo poi a colorare, cioè vedete che i punti già si dispongono in posizioni ben diverse del piano, e se poi andiamo ad aggiungere l'informazione della specie, quindi il colore che vedete di ogni punto, vediamo che la posizione dei punti in qualche modo è anche legata alla loro specie, quindi se vengono anche in questo nuovo piano a dimensione più ridotta si vengono in qualche modo a creare dei gruppi che sono legati al tipo di specie. Quindi questa è l'informazione sui soggetti, ovviamente punti che stanno vicini anche in questo nuovo piano sono punti che hanno diciamo, un profilo simile. Abbiamo un'informazione aggiuntiva che sono queste quattro frecce che vedete e che di fatto rappresentano un'informazione
relativa alle variabili di partenza, le quattro variabili di partenza e a come loro si relazionano rispetto alle due componenti principali. Allora, innanzitutto, quando abbiamo due frecce vicine, vuol dire che quelle due variabili di fatto sono correlate, mentre se delle frecce sono in qualche modo messe in maniera ortogonale, vuol dire che le variabili sono incorrelate, come potrebbe essere indicativamente per petal width e sepal width. Vediamo inoltre che le informazioni sui petali, quindi la lunghezza e la larghezza dei petali, queste due frecce si muovono in direzione est-ovest, così come diciamo, l'asse della prima componente principale. Quindi questo ci dà un'informazione sul fatto che loro contribuiscono maggiormente alla definizione della prima componente principale. Quindi in questo grafico abbiamo un sacco di informazioni sia relativamente ai soggetti che relativamente alle variabili e alla loro relazione con queste nuove componenti principali. Questo può essere utile perché a volte si tenta di dare un nome alla prima componente principale, alla seconda componente principale, e quindi questo può aiutare. Poi abbiamo, sempre parlando di metodi non supervisionati, abbiamo quella che si chiama analisi delle corrispondenze multiple, che non è altro che l'equivalente dell'analisi per componenti principali, che è quella di cui vi ho appena parlato, però nel caso in cui ho dei caratteri qualitativi, quindi delle variabili che si manifestano con delle categorie qualitative. Quindi l'idea è quella che ovviamente sono delle categorie qualitative tipo il sesso. Dobbiamo in qualche modo tentare di tradurre numericamente le nostre distribuzioni tenendo in considerazione le categorie che abbiamo. Qui c'è un piccolo esempio. Abbiamo quattro unità statistiche e tre variabili categoriali qualitative: il sesso, che si manifesta con femmina e maschio, la provincia di residenza, che si manifesta con A e B, e lo stato civile, che si manifesta con le categorie cioè libe nubile e sposato sposata. Quindi qui lo studio della distribuzione di queste tre variabili passa attraverso quella che chiamiamo tabella di contingenza, quindi una tabella che mostra, in questo caso, se prendiamo sesso e provincia, è una tabella 2x2, avendo sesso due categorie e provincia due categorie, è una tabella che riporta le frequenze congiunte. Quindi, ad esempio, qui abbiamo una femmina che abita nella provincia A, due femmine che abitano nella provincia B e un solo maschio che abita nella provincia B. L'idea è che se io voglio studiare la distribuzione congiunta di tutte le variabili qualitative, dovrei, come dire, avere una tabella di contingenza multidimensionale, cosa che ovviamente è difficile da leggere. Quindi quello che faccio è definire quella che si chiama matrice di Barth e, che vedete qui in basso a destra, di fatto vado a, ovviamente il numero di righe rimane sempre uguale, pari a 4. Vado a definire delle nuove colonne che sono praticamente definite da delle variabili indicatrici 0 binarie 0 1. Avrò una colonna per ogni categoria. Quindi, ad esempio, per la categoria F ho una nuova colonna femmina che vale 1 per i soggetti che sono di genere femminile, quindi il primo, il secondo e il quarto, e varrà 0 per il terzo soggetto. Al contempo avrò anche una variabile m che varrà 1 solo per il soggetto numero 3, che è l'unico di genere maschile. Quindi alla fine ho 6 variabili, 6 nuove colonne, visto che avevo 6 categorie, e quindi ho tradotto numericamente la mia tabella iniziale in questa tabella che è completamente, diciamo, numerica. E quindi, usando questa tabella, questa matrice, posso in qualche modo, adesso per farla molto breve, fare una sorta di altra analisi per componenti principali, come abbiamo visto prima, con l'idea di andare a riassumere questa nuvola di punti che sta in uno spazio 6 di dimensione 6 a uno spazio più ridotto di dimensione 2. Quindi l'idea è come la precedente, quindi andare a semplificare, a riassumere la nostra distribuzione. In questo caso la teoria è più complessa, va a studiare i profili riga, i profili colonna, le frequenze congiunte.
quello che poi di fatto otteniamo è ancora il B-plot, quindi quel grafico che abbiamo discusso prima, con diciamo, un numero ridotto di dimensioni, questo è un altro esempio, dimensioni, due dimensioni, e plottiamo congiuntamente i punti, che sono quelli blu, e le variabili, che sono quelle rosse. Qui non ci sono le frecce, ma l'idea è la stessa. Le variabili in questo caso sono le categorie, perché ricordate che nel momento in cui abbiamo fatto la matrice di Bart, ogni categoria è diventata una variabile. E quindi anche qui andremo a vedere quali sono i soggetti più vicini, quali sono le variabili o le categorie più vicine. Se prima con la componente principale dicevamo che le frecce vicine si riferivano a variabili correlate, qua triangoli rossi, che le categorie vicine, vuol dire che tendono a essere connesse, associate tra di loro e quindi a presentarsi insieme con una frequenza elevata. Ok, quindi quali erano i metodi non supervisionati? Andiamo invece a vedere due metodi supervisionati, quindi dove andiamo a introdurre, a usare per la prima, cioè a usare proprio la nostra variabile target, che è una variabile binaria, ok? Che può ad esempio assumere la categoria bipolare verso border, se, e che è quello che poi faremo con i nostri dati psichiatrici, oppure qui sotto ho un altro esempio più nel contesto finanziario, dove 0 vuol dire no default e 1, l'altra categoria, è default. E quindi i nostri valori saranno appunto di questo tipo, 0 oppure 1. L'idea qui è quella di voler, ovviamente questa per ogni unità statistica ho appunto un valore pari a 0 o pari a 1 e questi valori si possono considerare come la determinazione di una variabile casuale di Bernoulli, che è quella che può assumere solo due valori, 0 o 1, con probabilità P. Quindi quello che io sono interessata a modellizzare adesso è la probabilità P, questa P, che è proprio la probabilità di osservare un valore di y pari a 1, ad esempio di avere un default, per un soggetto che ha date certe caratteristiche di x. Quindi qui ad esempio qua in questo grafico abbiamo una sola x per semplificare, che è il bilancio, quindi il saldo della carta di credito a fine mese, che ha valori tra 0 e indicativamente 3.000 dollari devono essere. Quindi abbiamo i valori della X, abbiamo i soggetti che sono questi soggetti verdi per i quali la Y è 0 e poi abbiamo i soggetti là in alto rossi per i quali la Y è 1 e quindi vuol dire che non sono riusciti a ripagare il debito della carta di credito e quindi la società di gestione della carta dice default. Quindi quello che io posso fare, diciamo, per non saperne leggere né scrivere, quello che conosco un modello di regressione lineare, ho questi zeri e questi uni, faccio un modello di regressione lineare, beta 0 più beta 1x, dove appunto x è il saldo a fine mese, il balance. Però ricordiamo che di fatto qui io sto facendo un modello per la probabilità di default, ok? Quindi la retta che vedete qua in blu è di fatto la retta di regressione lineare stimata. Cosa succede? Che per un valore del saldo, del balance, così adesso occhio a croce, minore di 600 dollari, la probabilità di default è negativa, viene stimata appunto sotto zero e ovviamente questo non ha senso. Quindi ho bisogno di un altro tipo di funzione che mi permetta di ottenere delle stime della probabilità che stiano sempre tra 0 e 1. E quindi, ad esempio, usiamo questa funzione S, la funzione logistica, la cui forma non è più lineare, ma è definita qua sotto da questa equazione, dove vedete che comunque compare beta 0, beta 1, che sono i due coefficienti che dovrò stimare, e x, che è il valore del saldo a fine mese. Ok, poi qua ci sono diversi passaggi. L'idea è quella che utilizziamo il metodo della massima verosimiglianza, quindi ipotizzando appunto la distribuzione Bernoulli di cui vi ho detto prima, e
vado a stimare i parametri. In particolare il segno di beta 1, con beta 1 cappello, indichiamo il valore stimato, che è quello che leggete qui in questa tabella che il software ci restituisce, questo 0,0055. Ok, il segno ci dà già un'informazione sul legame tra x e la risposta, che in questo caso è la probabilità di default. Quindi in questo caso noi diciamo che all'aumentare del balance, del saldo a fine mese, dell'ammontare del saldo a fine mese, la probabilità di default aumenta, visto che il segno di beta 1 è positivo. Quindi qui l'approccio è assolutamente statistico, ok? Stiamo cercando di trovare una relazione di spiegare la relazione esistente tra x e y. È anche interessante andare a fare una trasformazione di questo beta 1, una trasformazione esponenziale che ci restituisce quello che si chiama in letteratura odds ratio, che è una sorta di rischio relativo. E in questo caso viene 1,0055. Come lo interpretiamo? Diciamo che all'aumentare del saldo di 1 dollaro, ok, la probabilità di default aumenta dello 0,55%, quindi ci dà un'idea, ovviamente non è una relazione causa-effetto, però ci dice di qual è, diciamo, la forza del legame, tra x e y. Quindi questo è l'approccio statistico, però questo modello può essere anche utilizzato per fare previsioni, sia in sample, quindi per gli stessi dati che ho utilizzato per stimarlo, sia out of sample, quindi per nuovi dati. Cosa faccio? Banalmente prendo i valori stimati dei due parametri che trovo in questa tabella, metto il valore del bilancio, del balance, di X per una qualsiasi unità statistica, mi stimo la probabilità di default e solitamente quello che si fa è fissare una soglia 0,5, quindi se la probabilità di default è maggiore di questa soglia, la mia previsione per la variabile risposta default, per la variabile risposta y sarà default, o se invece la probabilità è minore sarà non default. Se voglio essere più conservativa, questa soglia 0,5 può anche essere modificata. Una volta che ho le previsioni, posso fare quello che raccontava molto bene la volta scorsa la professoressa Maggioni, quindi posso andare a costruire la matrice di confusione per verificare quanto, diciamo, le performance del mio modello. Quindi vado a considerare il numero di veri negativi e di veri positivi, cioè quante volte la previsione del mio modello è corretta, e quindi andare a calcolare poi tutta una serie di indicatori di performance, di cui appunto già abbiamo discusso la volta scorsa, quindi non li riprenderei. Ovviamente quello più semplice è l'accuratezza, che è dato dal numero di, diciamo, previsioni corrette sul numero totale di previsioni, che è la somma di fatto della diagonale principale, quella verde, sul numero totale di previsioni. Altro modello o metodo che possiamo utilizzare è l'analisi del discriminante lineare. Anche qui, diciamo, introdotto ben prima dell'avvento del machine learning. Anche qui abbiamo le solite due categorie, che può essere default, non default, border o bipolare. Anche qui vogliamo fare una combinazione lineare delle variabili di partenza, quindi questo ci ricorda un po' l'analisi in componenti principali. Quindi voglio andare a definire una nuova variabile che non ho osservato, che si chiama zeta, o Z1, se è la prima. Insomma, vado a definire una combinazione lineare delle variabili x, ok? Quindi qual è la funzione obiettivo qui? Okay? Voglio, nelle componenti principali andavamo a massimizzare la variabilità della componente, della nuova variabile. Qui quello che io voglio massimizzare, voglio introdurre anche l'informazione proveniente dalla variabile target. Quindi voglio massimizzare la separazione tra i due gruppi, ok? Quindi vado a definire quella che si chiama varianza tra i gruppi, e quindi che mi quantifica in qualche modo quanto i due gruppi sono diversi, e quindi io voglio in questo caso massimizzare questa varianza tra i gruppi. Anche qui abbiamo un esempio, ok? Questi sono i dati con cui ho due, scusate, ho
più alle due regressori, questi sono i dati con cui stimo il modello e quindi abbiamo anche l'informazione sul gruppo rosso, gruppo verde. Io cerco la retta, quindi sto riducendo la dimensionalità del problema e cerco la retta tale per cui quando poi vado a fare la proiezione dei punti sulla retta è massima la variabilità tra i gruppi. E quindi andrò quello che andrò poi a definire sono i coefficienti A di questa combinazione lineare. Questa combinazione lineare la posso usare poi per fare classificazione, quindi quello che faccio è per ogni soggetto, che può essere anche appartenente al cosiddetto test set, cioè non utilizzato per stimare il modello. Vado a calcolare i valori della combinazione lineare, quindi il coefficiente per il valore di x1 più il coefficiente della seconda variabile per il valore di x2. Se il valore della combinazione lineare è minore o uguale a 0, allora attribuirò questa unità statistica al gruppo 1 o altrimenti al gruppo 2. E quindi anche con questo metodo ho la possibilità quindi di fare previsione. Qui inferenza non se ne fa molto, ok? Non è come col modello logistico che ho i miei coefficienti, che ho il p-value e così via. Qui, diciamo, è un metodo statistico, però più focalizzato appunto alla classificazione, alla previsione. Ok, avrei l'ultima parte relativa ai risultati, quindi non so se vogliamo fare una pausa. Sì, forse è meglio fare una pausa, se Io ho distrutto, no, non so. è stato molto interessante, molto ampio, anzi adesso vediamo magari se ci sono delle domande e poi ci possiamo rincontrare dopo per i risultati. Ci Sì, penso sono... che l'ultima parte sia un po' più veloce. Vabbè, è stato molto interessante. Ci sono domande? Allora, Potete attivare il microfono. ringraziamo Michela per l'esposizione veramente veloce di tantissimi metodi statistici. Allora, una domanda c'è da Rosamottola, era riferita appunto ai modelli studiati per la regressione e si chiedeva se i valori di beta e di epsilon, cioè dell'errore casuale, sono differenti in base ai modelli studiati, giustamente, e se era stato determinato un modello che ha consentito una migliore accuratezza e convergenza del metodo per i dati studiati. Penso un modello o una tecnica, dalla domanda penso se tipo la regressione o altre cose. Magari se interviene direttamente Rosa Mottola e fa lei la domanda. Oppure posso tentare di rispondere. No. Sì, praticamente dei metodi che ha utilizzato poi nella ricerca effettiva medica, quale si è rivelato migliore? O ha fatto un mix di tutti quelli studiati? Non immagino. Ok, grazie, complimenti comunque. Grazie. Li abbiamo provati tutti perché riteniamo che ogni analisi possa in qualche modo darci un po' di informazione in più sulla distribuzione dei dati. Quindi li abbiamo provati tutti. Per quanto riguarda i metodi non supervisionati, è difficile in qualche modo dire qual è che performa meglio perché non abbiamo una misura di performance. Mentre per i metodi supervisionati, lì abbiamo la matrice di confusione, quindi ad esempio possiamo calcolare l'accuratezza. E lì, infatti, poi vi dirò tra il modello logistico e l'analisi del discriminante lineare quale dei due funziona meglio. Quindi lì sì, posso eventualmente dire quale funziona meglio in termini previsionali. Ovviamente, se però sono interessata all'inferenza, il modello logistico è da preferire rispetto all'analisi del discriminante lineare. Per quanto riguarda la Quindi la ricerca dei coefficienti in quelli non supervisionati si è rivelata più complessa, diciamo. È non è ancora da affinare come metodo? No, 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 non è che ho dei coefficienti in quel caso, perché non ho un modello con dei coefficienti da stimare. Quello che succede è che di solito si usano dei grafici, come vi ho fatto vedere ad esempio il B-plot o il dendogramma, che descrivono le relazioni esistenti nei dati. Ecco, lì l'analisi è più, diciamo, di tipo grafico, vorrei dire, non ci sono parametri da stimare. Quindi si tratta di andare ad interpretare dei grafici. Cioè, non è che deve essere affinata, semplicemente
Oddio, potrebbe essere affinata qualora arrivassero più dati, ecco, però data la nostra base di dati, noi leggiamo quello che dicono i grafici. Ok, sì, la lettura dei grafici da parte degli statistici, soprattutto nella regressione, ma in tantissime altre tecniche, ci sarebbe molto da dire. Ci sono libri che iniziano, mi viene Biggs per esempio, che iniziano proprio ad insegnare come leggere un grafico in pratica e poi effettuare poi le analisi più sofisticate. Comunque, lasciamo tempo magari per raccogliere altre domande, magari 5 minuti, 10 minuti di pausa. E che potete sia scrivere in chat oppure pensare e poi dire a microfono aperto e poi magari l'ultima mezz'ora, 40 minuti la dedichiamo appunto a rispondere e a vedere i dati ovviamente della ricerca. Ti basteranno, Michela, 40 minuti, 30 minuti? Ok, Anche meno, sì, mezz'ora dovrei farcela. perfetto. Allora, se volete, facciamo una pausa. Due Grazie. minuti così. Ci vediamo a Grazie. 50. A dopo. Sì, io rimango qui comunque. Metto solo muto il microfono. È bello perché anche la chiamata procedure, vedete che il main qui consiste anche a procedure, leggi, elabora e scrivi. E poi dentro qui ci sono la procedura leggi.
Allora riprendiamo con qualche domanda che, ripeto, potete attivare il microfono e rivolgere direttamente a Michela per quanto riguarda la prima parte. Io magari ne faccio una subito io. Mi è piaciuto molto l'intervento Michela all'inizio della breve storia sulla statistica e sul machine learning, in poche parole. Le affinità, eccetera. Penso che la differenza sia nella crescita della computer science, in poche parole, della necessità di creare degli algoritmi che poi si basano anche sulla statistica, e quindi è diventato un pochino, ecco, qualcosa di ancora più tecnico, il machine learning rispetto alla statistica, eccetera. In qualcosa in cui il computer è importante. Noi nella didattica tutti i giorni, insomma, a scuola cerchiamo di usare il computer. E ci sono parecchie difficoltà, per esempio, nell'usare un software, dedicato proprio per questo tipo di analisi, eccetera. Insegnare agli studenti un pochino a vedere come ci si muove con questi software che non sono l'Excel, che magari sì, ci fa una regressione o altre cose. L'idea era quella, per esempio, di introdurre R nella didattica, eccetera. Volevo sapere, ecco, da te un parere su questa cosa, nel senso, c'è un software che tu vedresti, possibile ad operare nella didattica? Proprio per la statistica, il machine learning, eccetera. Allora, sì, sicuramente utilizzare R, come la chiamiamo in italiana, è quello che preferirei in assoluto perché è il linguaggio di programmazione che preferisco e che uso tutti i giorni. Ovviamente non è particolarmente user-friendly, quindi affinché gli studenti, diciamo, la curva di apprendimento sale e richiede del tempo, insomma, e quindi prima che gli studenti possano giocare, perché secondo me l'idea è anche quella di divertirsi con i dati, cioè non diventare impazzire a capire qual è l'errore per cui il codice non funziona. Quindi R, non so se tu ti riferivi a studenti delle scuole superiori, a studenti Esatto, universitari. no, scuole superiori, anche degli ultimi anni, magari del triennio. R lo usiamo sia a livello universitario, forse è uno strumento che mi sentirei di suggerire, ma che non conosco in realtà benissimo, per l'analisi dei dati, per l'esplorazione dei dati, potrebbe essere Tableau. Ok, che dal punto di vista grafico è Sì, abbastanza. appunto è molto sviluppato sulla parte grafica, però secondo me è anche la parte un po' più divertente e permette agli studenti di mettersi un po' in gioco, cercare di capire cosa i dati dicono, così. Poi ovviamente c'è sempre tempo per i modelli. Altri software che possano fare modelli in maniera semplice al momento, cioè viene in mente forse un SPSS, non so, però Difficile. è già troppo complicato forse. Sentiamo se ci sono altre domande. Altrimenti, procediamo subito con l'applicazione e posponiamo alla fine. Va bene, e le slide vedete ancora, giusto? Sì, Sì, vediamo. perfetto. Procediamo quindi con la seconda parte. Ok, quindi in questa seconda parte vi farò vedere i risultati di tutti quei metodi che vi ho fatto vedere nella sezione 3, quindi li abbiamo provati tutti per cercare proprio di strizzare il più possibile i dati. Abbiamo il primo grafico che vedete qui si riferisce quindi all'analisi per componenti principali, quindi quella sorta di riassunto che facciamo con le variabili quantitative. Qui abbiamo, aspetta, non vedo, abbiamo usato quattro variabili. La prima non la vedo, ecco, l'età, e poi tre scale psicometriche, una per l'ansia di tratto, una per l'impulsività e una per la valutazione della psicopatologia in generale. Perché abbiamo preso queste, sono quelle, se vi ricordate, che in qualche modo venivano significative o con una tendenza alla significatività nell'analisi preliminare.
Qui c'è una riduzione del numero di soggetti per quel problema di dati mancanti di cui vi dicevo all'inizio, per cui qui abbiamo 69 soggetti. Quindi partiamo da uno spazio a quattro dimensioni e andiamo a definire le componenti principali e vediamo che le prime due componenti principali spiegano il 72% circa della variabilità originale. Quindi possiamo riassumere il tutto, diciamo, in maniera abbastanza ottimale, andando a utilizzare due componenti invece che quattro. Si potrebbe dire che 72 forse non è così elevato come percentuale, ma diciamo che nell'ambito clinico questo è un ottimo risultato, vista la complessità dei dati clinici. Quindi gli esperti di questo settore dicono che appunto questo già 72% è in realtà invece un ottimo risultato. Quindi, andando a prendere le due componenti, andiamo a fare il bplot, quindi quel grafico di cui vi dicevo prima, che va a rappresentare le due componenti principali, che insieme spiegano il circa 72%, i soggetti, che sono i puntini che vedete qui, e le variabili, che sono le quattro frecce. Allora, i puntini qui, sono colorati in base all'informazione che noi abbiamo sul tipo di disturbo psichiatrico, quindi bipolare o border. E ricordate che, questa informazione non viene usata per stimare le due componenti principali, però l'idea qua è quella di vedere se in qualche modo la posizione dei grafici, scusate, la posizione dei punti nel grafico, okay, è in qualche modo legata anche ai due gruppi. E quindi l'idea è quella di vedere se le nostre nuove variabili in qualche modo discriminano i soggetti rispetto quindi alla loro diagnosi. Allora, qua quello che vediamo è che tendenzialmente così i punti sono un po' mischiati, però così volendo un po' riassumere, vediamo che i punti rossi, che sono quelli relativi alla diagnosi bipolare, sono più concentrati nella parte sinistra del grafico, mentre i punti riferiti ai soggetti con diagnosi border sono più nella parte a destra. Ovviamente ci sono, e ricordate che i punti vicini si riferiscono a soggetti che hanno un profilo vicino. Abbiamo anche in qualche modo dei valori, come dire, dei soggetti che sono degli outlier, tipo questo punto qua rosso. A destra, molto spostato a destra, vuol dire che è un soggetto bipolare che però si discosta molto dagli altri suoi, diciamo, dagli altri soggetti con la stessa diagnosi, o anche questo punto qui, blu, molto spostato a destra, anch'esso, si discosta molto da, quelli che sono gli altri, pazienti con diagnosi dello stesso tipo. Quello che può essere interessante qui è anche andare a vedere come le variabili di partenza contribuiscono alla definizione delle due componenti. Quindi qui abbiamo che le due frecce di STAI-T e di SCL, che sono appunto due scale, sono molto vicine tra di loro e quindi sono correlate e hanno questo orientamento, diciamo, est-ovest. Oh, scusa, ovest-est, così come la prima componente principale. Quindi in qualche modo queste contribuiscono maggiormente a definire la prima componente principale, questa nuova variabile che noi siamo andati a creare. L'età invece vedete che ha proprio questo netto andamento nord-sud e quindi spiega di fatto tutta la seconda, definisce di fatto tutta la seconda, definisce in buona parte la seconda componente principale. Quindi qua insomma è una sorta di riassunto dei nostri dati e un'analisi, diciamo, di quali sono le relazioni tra le nuove variabili, le componenti principali e quelle di partenza. Più interessante forse andare a studiare il clustering dei soggetti, ok? Quindi il focus è sui soggetti. Qui abbiamo il dendogramma costruito sempre usando i 69 soggetti e sempre le quattro variabili quantitative. Ipotizzando di tagliare qua in alto il dendogramma, andando a creare due rami, avremo un ramo qua di sinistra dove vedete questi soggetti che sono in prevalenza di colore azzurro e quindi soggetti con diagnosi border. E abbiamo poi un secondo gruppo che comprende tutti questi e che risulta essere meno omogeneo perché abbiamo sia soggetti con diagnosi tipo border che diagnosi tipo bipolare.
Quindi qui l'idea potrebbe essere quella di dire prendo due gruppi, ovviamente qua si potrebbe anche tentare di prenderne tre, però per semplificare, prendendo le due andiamo poi a fare il clustering con il metodo delle K-medie. E quindi risulta che nel cluster 1, che è quello nel grafico rappresentato tramite i pallini, abbiamo quattro soggetti con diagnosi bipolare e 23 con diagnosi border. Nel secondo gruppo, nel secondo cluster, che è quello rappresentato qui nel grafico con i triangoli, abbiamo invece quasi una situazione più equilibrata con 17 bipolari e 25 con diagnosi border. L'analisi viene fatta con quattro variabili, però anche qui di nuovo vedete che il grafico è bidimensionale perché per rappresentare graficamente il risultato, quello che si utilizza sono le due componenti principali di cui abbiamo discusso prima, che insieme spiegano il 72% circa della variabilità totale, della variabilità iniziale. Allora, cosa vediamo qui? Che in qualche modo i due gruppi non sono proprio nettamente divisi. I colori che vedete dei triangoli e dei pallini è un'informazione che mettiamo noi a posteriori, in funzione di nuovo della diagnosi. Quindi quando vedete il colore, azzurro-verde vuol dire che è un soggetto, border, quando vedete invece il col con diagnosi tipo borderline, quando invece vedete il pallino o il triangolo rosso vuol dire che è un soggetto con diagnosi bipolare. Quindi i due gruppi rispetto alla diagnosi, ok? La diagnosi non sembra separare nettamente i due gruppi. Quindi quello che succede è che queste quattro variabili che stiamo considerando o la loro versione, diciamo, semplificata data delle due componenti principali, non riescono in qualche modo a discriminare rispetto alla diagnosi. E allora ci domandiamo cos'è che differenzia questi due gruppi? Qua sotto c'è questa tabella con i centroidi, quindi i valori medi dei due gruppi per le quattro variabili considerate. In termini di età, i due gruppi sono molto simili. Il primo è composto da soggetti che in media hanno 38 anni, il secondo da soggetti che in media hanno 37 anni e 2. Quindi non è di sicuro l'età che discrimina i due gruppi. In termini di scale, sono quindi le altre tre variabili, vediamo che per la scala STAI-T, che è quella dell'ansia di tratto, che sono un po' più diversi rispetto all'età, ma non nettamente. Per la scala BIS-11, che è quella dell'impulsività, anche qui abbiamo una certa differenza, ma quello che emerge chiaramente invece è una differenza per quanto riguarda la scala SCL, che è la psicopatologia generale. Dove valori più elevati della scala, vedete 202, vuol dire che la condizione del soggetto è più grave. Ok, quindi nel gruppo 1, nel cluster 1, la media del valore per questa scala è 202, mentre nel gruppo 2 è 70, e qui la differenza è notevole. Il gruppo 1, che è quello dove la situazione è in media più grave in termini di psicopatologia, misurata da questa scala, è prevalentemente composto da border, perché ha 23 soggetti con diagnosi tipo borderline e 4 con diagnosi bipolare. Quindi un primo messaggio che ovviamente possiamo tentare di intuire è che la situazione in termini di gravità, è maggiore per i soggetti con diagnosi border e che vengono quindi messi insieme in questo cluster. E ovviamente questa è un'informazione importante per chi deve gestire dal punto di vista clinico questi pazienti. Qua abbiamo il risultato dell'analisi delle corrispondenze, quindi qui stiamo considerando le variabili qualitative. Sesso, abuso di alcol, abuso di sostanze, tentativi di suicidio, atti di autolesionismo. In questo caso abbiamo 82 soggetti che consideriamo. L'idea anche qui è quella di andare a fare un riassunto, okay? Una riduzione della dimensionalità. Qui passiamo da 5 variabili a 2. Anche qui abbiamo i punti che sono rappresentati dai soggetti e
e le scritte che vedete colorate sono praticamente le nostre variabili, che di fatto sono le categorie di queste categorie di queste variabili che andiamo a considerare. Allora, qua in alto a sinistra abbiamo la categoria bipolare, quindi che è abbastanza, diciamo, vicino ad altre tre categorie, maschio, non tentativo di suicidio e non tentativi precedenti di atti di autolesionismo. Quindi tendenzialmente possiamo dire che la diagnosi bipolare è tendenzialmente associata al genere maschile e a non a atti, diciamo, a comportamenti che non sono pericolosi, non so come appunto definire, quindi nessun atto di suicidio o di autolesionismo. Qua in basso a destra, invece, abbiamo la categoria border, quindi l'altra diagnosi. E qui quello che succede è che questa categoria è vicino a quali altre categorie? Genere femminile, tentativi di suicidio e, yes, e tentativi di atti di autolesionismo. Quindi, di nuovo qua, in qualche modo andiamo a confermare quello che avevamo detto prima, che la situazione dei border, delle persone con diagnosi tipo border, è più grave. E è più grave forse perché tendono a commettere atti più pericolosi e questa situazione riguarda principalmente, riguarda, è connessa in qualche modo, in termini di frequenze osservate, al genere femminile. Altre categorie che risultano in qualche modo associate sono quella di alcol yes e sostanze yes, quindi chi tende a fare abuso di sostanze lo fa anche in termini di abuso di alcol e ovviamente chi non fa abuso di alcol non fa di solito abuso di sostanze. Quindi un riassunto grafico, ecco qui non stiamo stimando nessun parametro, un riassunto in qualche modo grafico della complessità che può derivare dalla distribuzione congiunta di queste variabili qualitative. Questo è il modello logistico, quindi adesso stiamo pensando a applicando un metodo supervisionato, siamo in particolare interessati a stimare la probabilità di avere una diagnosi border date certe caratteristiche, dati certi regressori X. In questo caso abbiamo considerato di nuovo quelli che all'inizio nell'analisi esplorativa risultavano significativi o tendenti alla significatività, quindi sesso, età, tentativi di suicidio, atti di autolesionismo, la scala dell'ansia di tratto, dell'impulsività e della valutazione della psicopatologia in generale. Qui abbiamo 63 soggetti. Ovviamente all'inizio nel modello vengono messe tutte le variabili, poi vengono fatte diverse prove. Una delle regole a cui gli statistici sono molto affezionati è la regola della parsimonia, per cui ovviamente preferisco un modello più snello, con meno parametri, con meno variabili, anche perché è più facile da interpretare. Quindi se a parità di performance posso avere un modello più snello, con meno variabili, preferisco quello più snello. E quindi qui si vanno a fare delle scelte utilizzando degli appositi indici per fare una sorta di, per sfoltire, okay, le variabili che in qualche modo non ci aiutano, che non migliorano la performance, ma semplicemente rendono il modello più complesso senza migliorarne la performance. Quindi qui alla fine il modello che si va a preferire, andando appunto ad utilizzare diversi indici, è quello che include non tutte le variabili di cui vi ho detto sopra, ma semplicemente l'età, precedenti tentativi di suicidio e la scala di valutazione BIS-11. Per ognuna di queste variabili abbiamo una stima del relativo parametro e anche una valutazione dell'incertezza e anche una valutazione della significatività tramite il p-value, che è il valore che si legge nell'ultima colonna. È forse interessante trasformare i coefficienti con la trasformazione esponenziale per ottenere quello che abbiamo chiamato prima una sorta di rischio relativo. E ad esempio possiamo commentare questo 7.25. Ci dice che un soggetto che ha tentato in precedenza il suicidio ha una probabilità di avere una diagnosi di tipo border 7 volte più alta. E questo torna un po' con quello che avevamo detto prima, perché avevamo visto che i border erano associati alla modalità sì, tentativo di suicidio.
Con questo modello stimato possiamo fare previsione, quindi dati i valori di età della variabile suicidio e della variabile BIS11, possiamo prevedere la probabilità di appartenere alla categoria border e quindi poi se questa probabilità viene maggiore di 0,5 andrò a dire che l'etichetta per questo soggetto è border e in caso contrario sarà bipolar. E quindi qui abbiamo la matrice di confusione per questi 60, 63 soggetti e quindi vediamo che in 13 più 42 volte, che sono i valori che abbiamo sulla diagonale principale, il modello ci azzecca, quindi fa una previsione corretta e quindi con un'accuratezza dell'87%. Qui l'accuratezza è valutata in sample, quindi di fatto utilizzando gli stessi dati con cui viene stimato il modello, ovviamente qui non, con una numerosità così bassa non c'era modo di poter dividere in due, in training, in test e test set, il dataset. Quindi questa era l'unica cosa che si può fare, ma che comunque dal punto di vista statistico è quello che solitamente si fa, ok, quindi va assolutamente bene e questo valore 87% si può considerare come una misura della performance del modello. Analisi del discriminante era l'ultimo modello metodo supervisionato. Qua quello che abbiamo sono i coefficienti per le quattro variabili considerate che vanno a definire la combinazione lineare. Qui, a differenza del modello logistico, non è che si vanno a fare interpretazioni sul rischio relativo. Qua, come vi ho già detto prima, col modello, con l'analisi del discriminante, di fatto si va a fare subito la previsione. E qui vediamo che il modello ci azzecca, sempre parlando di accuratezza in sample, ci azzecca per 11 più 41 volte, quindi con un'accuratezza dell'83%, leggermente inferiore rispetto a quello che fa il modello logistico, che quindi di fatto tra i due preferiamo perché ha un'accuratezza migliore e poi ci permette anche di fare altre considerazioni su eventuali, non vorrei chiamare i fattori di rischio, però sulla relazione che esiste tra le X e le Y. Ok, per concludere, appunto, abbiamo visto che al momento c'è forse molta confusione sulla terminologia. Mi dispiace quando appunto, a volte magari penso che ultimamente la statistica non so, sia passata un po' di moda e insomma, questo mi dispiace. Si sta a parlare molto di machine learning, ma appunto vorrei ricordare che alcuni metodi di machine learning non sono altro che quelli che in passato chiamavamo modelli statistici. Quello che di solito uno statistico fa è, come avete visto, provare più metodi. Tutti quelli che si possono provare si provano perché, a mio parere, contribuiscono allo studio del fenomeno e anche avere più conferme da, secondo me, diversi metodi, in qualche modo, dà valore all'analisi che si sta facendo. Poi, certo, ovviamente non è che una persona deve. Come dire, a volte bisogna anche il tempo dal punto di vista diciamo della ricerca scientifica, a volte non è che si ha tempo per provare tutto. Ecco, però quello che secondo me va assolutamente evitato è di prendere dei dati, darli in pasto a un algoritmo senza prima avere un po' studiato questi dati. E vi giuro che ci sono certi ingegneri che lo fanno, quindi si fidano ciecamente di quello che è un algoritmo, prendono i dati, li mettono dentro un algoritmo senza magari aver analizzato, aver notato che magari c'è qualche valore strano o qualche outlier, che magari è semplicemente un problema di inserimento dei dati. E quindi, secondo me, anche in termini di performance migliori è sempre opportuno prima guardare i dati, farli parlare anche magari con metodi più semplici, che possono essere metodi grafici, metodi descrittivi o verifica di ipotesi. Però ecco, secondo me quello che fa forse a volte la differenza tra chi si occupa di statistica e chi di machine learning puro è appunto magari questa accortezza
questa voglia, okay, di guardare i dati da tanti punti di vista e non fidarsi ciecamente di un modello. Vi ringrazio per l'attenzione e di nuovo per l'invito e sono qui per qualsiasi domanda. Grazie mille Michela per l'interessantissimo seminario, veramente completa, diciamo, un po' il quadro riguardante l'intelligenza artificiale che si era visto fino ad ora. Quindi abbiamo visto nelle precedenti puntate, diciamo, degli aspetti di informatica, di analisi numerica, di ottimizzazione, e quindi la parte statistica era sicuramente fondamentale. Sì, e sono d'accordo con te che effettivamente quello che si dovrebbe fare è proprio contaminare. Analizzare prima i dati per poi andare, diciamo, ad applicare degli algoritmi in modo tale da migliorare poi la performance stessa degli algoritmi di machine learning. Quindi assolutamente sono d'accordissimo. Ci sono delle domande? Ecco, Luigi ha alzato la mano, quindi prego Luigi, può attivare il microfono. Mi sentite? Sì. Allora, la mia è una domanda molto semplice, ovviamente, perché non sono in grado di accedere a tutti i dettagli che sono stati espressi. Però, da quello che ho capito, si tratta di analizzare ed estendere una classificazione di DSM. Cioè, praticamente è il comportamento già classificato di alcuni standard e di alcuni comportamenti predefiniti. Ora, quello che io mi chiedevo se i risultati poi danno conferma, cioè, di una guarigione, visto che il 40% delle persone che hanno un problema psicologico ha un'origine biologica e che non è considerato in questi statistici, in questi dati statistici, mi chiedevo se in Italia ci fossero delle ricerche che legano il DSDM con i dati genomici rilevati su grandi popolazioni. Mi coglio un po' impreparata perché in realtà io diciamo, non mi occupo di tutta la parte psichiatrica e anche per quanto riguarda la mia ricerca, diciamo, questa era la prima volta che mi approcciavo a questo tipo di dati, per cui io non, in tutta sincerità non le saprei rispondere, dovrei chiedere alle mie colleghe che proprio si occupano della parte, diciamo, psichiatrica e della cura poi dei pazienti, perché ovviamente come dice lei poi c'è tutto un percorso di assist, di cura e di gestione di questi pazienti. Dal mio punto di vista, io quello che avevo ricevuto era appunto questo dataset dove la diagnosi era già fatta, dove erano state collezionate queste variabili e l'idea era quella di capire quali sono le variabili tipo sociodemografico o legate alle scale di valutazione che in qualche modo aiutano a distinguere, a discriminare i due gruppi. Quindi non le saprei proprio rispondere. Oh, beh, era anche un invito, la ringrazio. Grazie. Ecco, c'è una seconda domanda. Nel cluster K-medie, cosa accade se le medie dei dati analizzati sono le stesse? Penso che a quel punto i gruppi, le unità andrebbero fuse in un unico cluster. Perfetto. Ci sono altre domande? Qui in chat non le vedo. Ripeto, se qualcuno vuole può attivare il microfono. Sì, Michela, faccio una domanda un po' più relazionata all'intervento di prima. In poche parole, il vostro lavoro tendeva a dare degli strumenti per classificare, quindi magari in ingresso o
Sì, esatto, quindi classificare, adesso non l'abbiamo potuto fare per nuovi soggetti, però sì, questo modello, i modelli supervisionati possono in qualche modo poi essere utilizzati in futuro per prevedere qual è la probabilità di avere un certo tipo di diagnosi. Poi ovviamente la diagnosi di per sé viene fatta dai medici, anche con una serie di strumenti e un percorso, diciamo, che segue il soggetto nel tempo, perché l'istituto X-Fat Bene Fratelli si occupa poi proprio di prendere in carico questi pazienti e di seguirli nel corso del tempo, quindi può anche darsi che la diagnosi cambi nel corso del tempo, ecco. Però il riscontro fornito dai medici con cui avrete visto queste indagini, insomma, corrisponde, insomma, poi alla realtà. Ha confermato, diciamo, anche il fatto che persone con diagnosi borderline hanno comportamenti più estremi, quindi anche più pericolosi, come gli atti autolesionistici, quello sì, si era assolutamente confermato. Ecco, quindi queste tecniche di classificazione supervisionata possono un po' completare quello che abbiamo già visto anche la volta scorsa, quindi gli alberi decisionali o il support vector machine sono altre tecniche più legate, diciamo, a una componente di ottimizzazione, mentre quelle che ha presentato oggi Michela sono più, diciamo, legate ad un approccio che ha origini di tipo statistico, ma diciamo, questo ciclo di seminari ci permette quindi di imparare un po' tutte le tecniche da varie prospettive che risolvono poi lo stesso problema di classificare. Altre domande, commenti? Quindi direi di chiudere qui, se Gianfranco sei d'accordo o hai altri commenti? No, in chat non risultano domande, quindi sì, potremmo sì, aprire i microfoni, ringraziare di nuovo Michela, salutarci. Grazie mille ancora Michela per davvero l'interessantissimo e molto completo intervento che davvero ci ha illustrato in maniera molto semplice le diverse tecniche che vengono utilizzate nell'ambiente del machine learning e che hanno origini ben più lontane provenienti dalla statistica. Vi ricordo a tutti che ci sarà un ulteriore incontro l'11 febbraio, tenuto dal professor Renato De Leone dell'Università di Camerino, che continuerà comunque su questa linea perché ci parlerà della regressione tra metodi classici e tecniche di machine learning. Quindi lui si focalizzerà solo sulla regressione che comunque Michela ha già introdotto nel seminario di oggi. Grazie a tutti ancora e arrivederci, buona serata. Buonasera. Grazie, buona serata. Arrivederci, buona Grazie. serata. Molto, molto bello, complimenti. Grazie.